Sono con Stefano Valenti, responsabile comunicazione di questa rinnovata LNP. Allora, prima di tutto ti chiedo come possono incidere dal punto di vista anche della comunicazione iniziative di questo tipo. Sono iniziative che hanno un grande valore comunicativo prima ancora che le squadre vadano in campo. Si guarda sempre a quello che poi succede sul rettangolo, ma questa è un'iniziativa che va molto oltre, lo abbiamo ascoltato, ci sono buoni motivi per essere assolutamente convinti di questo, soprattutto perché testimoniano il piacere, il desiderio di vivere una fase di crescita attraverso la collaborazione. Tante volte abbiamo sentito parlare proprio di una crescita che non c'è perché si lavora a compartimenti stagni. Oggi abbiamo avuto la dimostrazione di come tre club che partecipano allo stesso campionato di Adecco Gold, e anche questo è un dato significante, che sono fieri rivali nei derby che hanno già dato vita e daranno nel girone di ritorno, possono trovare un modo di coesistere attorno a un'attività giovanile. Quindi credo che veramente sia la sublimazione del desiderio di collaborare guardando al futuro. Un altro segnale, importante è questa iniziativa, il Piemonte Basket Day. Sì, è un'iniziativa che abbiamo nel cassetto da un po' di tempo, guardando i calendari e studiando la programmazione delle dirette di LNP TV. Al termine del girone d'andata il Piemonte ha offerto la squadra con il maggior afflusso di pubblico Torino, la seconda Biella. Casale è da sempre all'avanguardia nell'ideazione di iniziative per avere sempre più pubblico al Pala Ferraris, e il calendario del 23 febbraio ci dava questa opportunità, quindi del derby, diciamo, metropolitano tra Torino e Napoli e del derby di Casale che riceve Biella. Sul piano organizzativo abbiamo definito proprio poche ore fa il dettaglio della produzione, che sarà una produzione diciamo con standard superiori a quelli tradizionali per gare in streaming, ed è un omaggio, ripeto, a una regione che ha portato alla fine dell'andata quasi il 25% degli spettatori al campionato di Adecco Gold, e quindi è, ripeto, un tributo non solo alla qualità che le squadre hanno messo in campo, ma anche al lavoro delle società. Ed è stato bello per noi, e ringraziamo come Lega questo, avere l'opportunità di dirlo oggi al termine di questa conferenza stampa, perché il desiderio dei club che hanno parlato al tavolo di sviluppare delle idee assieme è esattamente il desiderio che la nuova Lega Nazionale Pallacanestro ha quando si relaziona con le tante società associate.